mezzo. James Rodriguez. Royce. C'è la palla lunga in avanti. Prova la giocata nello spazio. E trova bene il compagno. C'è il cross. Palla intercettata. Parolo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova il filtrante. Qui cercherà il tiro. E c'è il gol dell'Atalanta. Prima rete per l'Atalanta. Era smarcato. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. L'Arsenal parte male, deve già rincorrere. Vuole la profondità. Si libera la grande. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Crossa il pallone a centro area. Attenzione al tiro. E il pallone finisce in rete. Guardaline sventola la bandierina, gol irregolare. Forse la bandierina si è alzata con un po' di ritardo. Un attimo di esitazione da parte dell'assistente. L'arbitro ha avuto un momento di incertezza, alla fine però ha preso la decisione giusta. Royce. Medel recupera palla con un ottimo intervento. Jordi Alba. Parolo. Bel gesto tecnico. Non può sbagliare. Prova immediatamente in avanti. Poulsen cerca di pescare il compagno là davanti. Cerca un compagno. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Vuole la profondità. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Parolo. James Rodriguez. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Poulsen, bel pallone, intercetta il passaggio, pericolo, ottimo disimpegno, fondamentale. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari, bravi. Ottima azione difensiva. Keegan cerca di sfruttare gli spazi laterali. Libera. C'è tiro! Parata facile. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Hanno stretto le maglie in mezzo al campo e il messaggio è chiaro, non avrete vita facile. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Grandissimo! Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Palla riconquistata. Occhio al tiro! James Rodriguez ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. James Rodriguez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lungo passaggio in avanti. Atalanta si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Keegan. Parolo. Può andare al tiro. Si libera della palla ed evita complicazioni.
Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti, una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. Bella parata! Allontana il pallone. Ecco Balotelli. Cerca spazio. Gervinho scatta verso il pallone. Se ne va. Attenzione! Ecco il tiro. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Si riparte di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Pressione, palla al piede. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco il tiro! Va rapido sulla respinta. Parolo! E la palla è entrata! Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. E passano in vantaggio. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. James Rodriguez prova a prolungare. Keegan scatta verso il pallone. Gervinho e passa. Prova la giocata nello spazio. Pericolo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Pallone lungo in verticale. Laxal. Prova il filtrante. Grande occasione. Colpisce. La toglie dalla porta. Vediamo se crossa. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Calcio di punizione, siamo in posizione defilata. Salta e colpisce di testa! La sfera entra in porta! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Se gli avversari stavano riacquistando fiducia, questo gol li ha riportati bruscamente con i piedi per terra. Parolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Perde il duello fisico con l'avversario. Medel, Parolo, prova la verticalizzazione. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Gioca una palla lunga. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cerca un compagno, guida, il portiere si oppone. Che grande parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Juan Jesus sproglia la situazione. L'Arsenal che prende subito il possesso della sfera.
La gioca in profondità. Si libera la grande. Cerca il passaggio profondo. Pronto al tiro. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Beh, lui ci ha provato. Era una grande occasione per loro. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Spazza via. La conclusione. Cerca spazio. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Prova la giocata nello spazio. Company, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Vuole la profondità. È libero di creare pericolo. La butta in mezzo. Occhio, proprio l'acrobazia. Ma doveva metterla dentro qui. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Royler. Tentativo di allungare il gioco. Riesce ad intercettare. Opportunità di ripartire. Medel. Legge bene l'azione. Blocca il pallone. Royce cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Pericolo sventato almeno per ora. Medel la gioca a sinistra. Koke in fuorigioco. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo. Adesso possono esultare. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? La squadra aveva dimostrato durante la stagione di aver difficoltà soprattutto ad andare in gol fuori casa. Non c'erano mai riusciti. Oggi sono stati bravi a farlo e il fatto di aver portato a casa l'intera posta darà fiducia per il proseguo della stagione. Non ci resta più molto tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Ricambio i ringraziamenti.